Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Benvenuti e benvenute a E pensare che c'era il pensiero, il podcast della Fondazione Gaber in cui a parlare è proprio il signor G. Oggi ascoltiamo la seconda parte di intervista concessa da Gaber a Radio Popolare nel 1979, dopo la stagione teatrale di Polli d'allevamento, lo spettacolo con cui Gaber e Luporini sono apertamente distaccati dalla frangia più militante del loro pubblico. In questo estratto, Gaber parla a lungo di uno dei suoi brani più iconici, Lo Shampoo, oltre a raccontare del suo metodo di lavoro con Luporini, che viene definito con grande affetto un pazzo capace di stare a riflettere su una singola parola per ore. Un altro tema che emerge forte è quello della ricerca di un'autenticità, di una corrispondenza reale con il proprio sentire a livello di corpo. La canzone Un gesto naturale è infatti commentata da Gaber come sintesi di un momento in cui l'impegno politico cercava una sua incarnazione, capace di elevarne la qualità. Lo spettacolo di riferimento di questa intervista è Far finta di essere sani, uno spettacolo del 73, che aveva come principale tema proprio quello dell'interezza. I temi trattati sono ispirati dal lavoro degli psichiatri Lange e Cooper, ma anche dal lavoro in Italia di Franco Basaglia. Gaber fa riferimento agli arancioni, ovvero le parti del movimento che hanno abbracciato le correnti più mistiche con viaggi in India, spiegando di non ritrovarsi in questo tipo di percorso. Buon ascolto! Stiamo facendo una notturna con Giorgio Gaber in studio sulle sue canzoni, sui suoi spettacoli. Pomposamente questa sera abbiamo chiamato 10 anni della nostra vita, 10 anni della vostra vita, troppo. Della nostra, forse un po' troppo. Però, mia, infatti, mia. Cioè la tua vita, come minimo la tua. Ma comunque 10 anni sono passati. Senti, avevamo preso questa drizzone, diciamo, della linea del potere, quello che avevamo fatto. Ah sì, della sedia, sul potere. Sì, la sedia sì. in Bar Casablanca. Sì, non è che fosse specificamente sul potere, di gente che evidentemente poteva stare seduta e non voleva starci. E però continuava a starci, perché già lì, no, c'era questo giochino. Giochino, sì. Tu neghi che ci sia, io trovo che sia una canzone, una delle prime canzoni veramente cattive. Sì, sì. Che poi sono venute fuori. Cattive con ma il nuovo, vabbè, poi lo vedremo. Non necessariamente negative, ma cattive sì. Un'altra canzone cattiva, non so se volete sentirtela. Qual è? È Sabato. Ah, quella lì mi piaceva molto. Com'era nata il Sabato? E proviamo a vedere anche come nascevano alcune di queste canzoni, perché è una fase, mi sembra, importante del tuo lavoro, no? Questa era, mi pare, nata da un racconto di un nostro amico che diceva: io vado in questa casa, per queste case moderne si sente tutto, fra un'altra parte diventa fastidiosissimo. Allora noi abbiamo pensato appunto a questa situazione del sabato in cui tu senti tutto il palazzo che scopre, cioè. Questa non era particolarmente indirizzata, era ancora, se vuoi, con... Era abbastanza del vecchio filone, via. Eh beh sì, certo. Tutti nelle case celle. Certo, un lavoro e quindi l'amore al sabato. L'amore al sabato pomeriggio. Sì. Sabato sera. Sabato sera? Sì, io l'ho messa un sabato mattina, mi hanno telefonato e dissi: ma come ti permetti? Cioè, io ho rovinato tutto. Io l'avevo dedicata a quelli che sabato mattina potrivano a letto e poi anche fare l'amore. Adesso se la sono presa, ma... È sabato, le 9:30 di sera, niente di anormale, ci troviamo agli stessi posti, eppure c'è qualcosa, si sente, provo a guardarla, c'è un'aria strana, non facciamo l'amore da una settimana. È sabato, domani niente lavoro, forse andiamo al mare, mi slaccio la cintura e resto un po' a guardare, la linea armoniosa del collo, la curva delle anche, che per me sono cose risapute e stanche. Ma è nell'aria, non
Non so da che cosa, ma si sente, è nell'aria. Si vede dai gesti, dai silenzi, è nell'aria. In fondo è così naturale, un piccolo sforzo iniziale, poi tutto, tutto va da sé. Tutto va da sé, senza fatica, senza fatica. Le mani si muovono, carezzano i fianchi, le bocche si avvicinano, poi si staccano ancora. I corpi si sfiorano, poi si allontanano di scatto, si riallacciano, poi si comprimono e respirano più forte, incalzante, di affannoso, morboso, ansimante. Parole sconnesse, frenetiche, senza pudore, è l'amore, è l'amore, è l'amore. Sabato, sabato, sdraiati nudi sul letto, un asciugamano. Adesso c'è un gran silenzio, un senso d'abbandono. Un letto che cigola piano, si avverte il suo rumore. Nella stanza di sopra, stan facendo l'amore. Più forte, spaventoso come un treno, si sente più forte. Soffocati, mugolii, sempre più forte. Lamenti e respiri affannosi, signori così rispettosi, come fanno? Non ce li vedo, non ce li vedo proprio. Come conigli, come maiali. Mi alzo, vado in bagno, le mani appiccicose, rumore di acqua che scorre, la pancia appiccicosa. Dall'appartamento di sopra, dall'appartamento di sotto, rumore di gente che scava, rumore di cessi e di sacconi. Bellissimo l'amore tutti insieme, l'amore collettivo, i denti che si muovono, l'amore tutti insieme, ma sì, domani è festa. Sciacquoni, 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 forza cessi, è sabato, è sabato. Ah, non so se tu, Giorgio, lo ritieni un genere all'interno delle canzoni questo, però a me come ascoltatore mi ha sempre colpito, cioè in vari momenti, anche nell'ultimo spettacolo, ci sono queste canzoni o pezzi in cui ti piace molto, diciamo, rivelare o sottolineare dei particolari della vita quotidiana che capitano a molta gente ma che, di cui spesso non siamo abituati a parlare. Non è nemmeno il piacere di far scandalo, che cos'è? Ma è curiosa questa cosa, perché praticamente convenzionalmente queste cose non vengono annotate e invece secondo me sono abbastanza emozionanti, no? Cioè la scoperta di questi momenti intimi che noi viviamo e che non si sa bene come non ci confessiamo neppure, ecco. Quindi questo è un gusto particolare che c'è in questa canzone. Non sono momenti intimi dello spirito, sono momenti intimi, momenti un po' perversi, vita quotidiana. No, in questa in particolare questa, sì, cioè, beh, forse la roba della appiccicosa mi sembra una perversissima. Quella lì, la pancia appiccicosa? Sì, bleh, madonna, dove sono? Fortini diceva che noi eravamo sessuofobi, un po' sessuofobi eravamo, sembra. Non credo, non questa canzone qui. Sì, no, ma no, questa canzone qui allora secondo me era anche importante, perché si tentava di dire che anche queste cose erano politiche, insomma, no? Cioè che anche questa impossibilità di fare l'amore in una maniera decente, insomma, era da prendere in considerazione. Ecco, poi forse era anche in questo senso una delle prime canzoni a orgasmo, no? Cioè di quelle che partono pianissimo e crescono fino ad arrivare al gusto quasi, cioè il gusto, al gusto e al piacere del trogolo, no? Cioè proprio massimo, compiacimento di la merda. Perché poi non è che tutti andare a accendere il gas oppure tutti andare a fare, no, tutti a tirare lo sciacquone, però sono una sì, roba sì. Che la fine, quindi l'apoteosi nel disastro totale. Sì, questa che poi dopo c'è nella comune, lo ritrovi spesso. E crescendo le tue canzoni c'è sempre. No, ma questa è una delle prime, Questa è una delle prime. Tra l'altro è una delle canzoni invece di più, anche perché c'è questo risvolto, che all'inizio parte che non si capisce bene dove vada, c'è questo momento consueto, il dettaglio, sì, la cura, ecco, le anche, lì è abbastanza bello.
E poi dopo c'è questo crescendo che lo vedo. Mi ricorda molto la radio, una canzone, questa canzone. La radio in che senso? La radio nel senso che il mestiere che spesso noi facciamo nelle trasmissioni alla radio, soprattutto di notte, difatti quella canzone lì è sabato, l'abbiamo messa tantissime volte, di notte in particolare, il sabato evidentemente. Il mestiere che facciamo è abbastanza simile tante volte, no? Quello di cercare di rivelare o di farsi in raccontare dettaglio. Queste pratiche. Ah, finalmente ce lo stiamo dicendo, una cosa che sappiamo tutti e finalmente... ce la stiamo dicendo. Ecco, questo scoprire questi momenti qua effettivamente è una cosa può che mi dà anche, molta gioia. Può essere anche la paranoia sul un attimo qua dobbiamo girare uno strumento, può essere anche la paranoia appunto se hai lasciato o non hai lasciato acceso il gas prima di andare a dormire. Ma questo era appunto questo era molto simile, capitasse molto... di fare un dibattito. Senti, tu hai fatto una volta mi sembra una canzone, adesso non mi ricordo, possiamo mettere già, forse già subito una canzone su questo fatto di uno che va a letto poi se fosse no, questo non è incisa, non è incisa, è su Fa finta di essere sani, che purtroppo è un disco senza monologhi, un disco bruttissimo tra l'altro, io quando l'ho sentito ho pianto, perché in effetti io non curo mai i dischi e lì non ci sono neanche monologhi, ci sono soltanto le canzoni. Quel monologhi era curioso, sì, era curioso. C'era uno, che cos'era? Era uno che aveva una serie di nevrosi, no? Sì. Quella del gas, quella delle righe, cammino senza calpestare le righe, no? Sì, camminavo sulla strada senza calpestare le righe. E poi cosa c'era ancora? Ma c'era proprio questa cosa del gas, vado a dormire, sì, avrò sì. chiuso il gas. Bravo, bravo. Tu che ti fermavi in metà, in mezza upante. Sì, 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 sì. Senti, un'altra cosa di questa canzone c'era che secondo me è indicativa delle tue canzoni in generale, ed è la estrema... non credo che sia mai stata eccessiva, ma sicuramente estrema cura della parola. Come? Io so perché per esperienza tu hai passi delle... sì. o ti fermi proprio sulla parola. È vero. Finché non trovi una parola che descrive una Torini situazione. Poi è pazzo, perché stiamo anche 3 ore su una parola a micidiare. D'altronde credo che forse poi, ecco, sono contento che tu l'hai notato, insomma, però non è che poi, perché è più il senso della canzone che arriva, ma anche per quello che diceva prima Paolo, cioè questo gusto del dettaglio ti viene fuori proprio, ti viene fuori anche dall'uso di determinate parole. Puoi farci l'esempio di un dibattito accanito per decidere una parola piuttosto che un'altra, di una canzone? Ma vediamo un po'. Sì, ecco, perverso Non devi fallire la morte abbiamo discusso per una settimana, c'erano diverse ipotesi che adesso non mi ricordo, che non era, questa mi sembrava, a me personalmente mi sembrava un po' troppo, non so se te lo ricordi quel pezzo, ci siamo stati moltissimo. Cosa diceva questa visione? Questa era quella dell'assenza del nemico, no? L'esigenza di obiettivi più precisi, cioè di come si stava bene quando c'era un nemico chiaro, no? Che ammazzava proprio, no? In quel caso il fallire la morte cosa volevi dire? Ma questo c'era tutto il discorso che a me piaceva molto di sulla morte, no? Questo considerare ogni gesto come l'ultimo, ecco, e quindi arrivare in effetti a dare a ogni gesto l'importanza che si dà a un ultimo gesto, è un concetto che mi piace molto, insomma, però ecco, da lì non credo che venga fuori, no? Sentiamo adesso, dici? O un po' più avanti? Un po' più avanti, poi è una canzone del cancro, una canzone pesantissima. Madonna. Senti, lasciamo... ce n'è un'altra che soltanto non la sentiamo perché la conoscono tutti, ma voglio soltanto capire... L'esegesi, si dice? La nascita di una... No. O libertà, dici? No, lo shampoo. Ah, lo shampoo. Lo shampoo come viene? Lo shampoo viene dal fatto che sei... Quella è stata grande proprio. Che lo shampoo è stato proprio... Cioè, che uno possa fare una roba... Quello è molto simile al discorso. Il problema del dettaglio, proprio lo shampoo è... Sì, è clamoroso. Sì, infatti mi piaceva... Cioè, proprio è l'esemplificazione di come su un gesto assolutamente... Sì, e portare questo gesto... Quella ha avuto successo perché la rivelazione di un dettaglio inconfessato, ma positivo, allegro. Allegro... Appoggiare lo spirito critico allo shampoo che si usa? No, come? Non ho capito perché è una cosa positiva. Non è allegro, adesso magari la risentiamo con la testa, ma io c'ho un buon ricordo. Quasi quasi mi faccio uno shampoo, prende bene. Nessuno mai degli shampoo ti ha chiesto di utilizzarla. È il transfer delle tue angosce sullo shampoo, insomma, non è che sia... L'hanno usata abusivamente. Io ho fatto una lettera per la Bipan, no, non lo dico perché gli faccio pubblicità, l'hanno usata la Bipan. L'hanno usata, io ho scritto la lettera e l'hanno tolta subito per il permettente. Hai visto, perché la interpretavano come positiva. Beh sì, loro sì, anche perché in realtà si parlava di shampoo, insomma, che potessero per loro era positivo. Era l'unica canzone nel panorama musicale italiano che parlava. C'era uno bravo alla Comune, non so se te lo ricordi, Vidal.
che fu anche un po' un ispiratore di questa cosa, di uno che si lavava, mi ricordo, lui faceva il mimo, no? E questa schiuma con la quale si lavava diventava tutta la stanza, no? E c'era questa schiuma, diciamo, grande come la mamma? Sì, una schiuma enorme, tutta la stanza piena di schiuma. E allora mi piaceva proprio portare all'esasperazione un momento minimo come quello, per portare, proprio perché il paradosso ti dà l'idea della realtà, insomma, il gusto del paradosso. Senti, nel far finta di essere sani. Sì. Si può dire che il primo... E questo è simile a Far finta di essere sani, come tipo di canzone, lo shampoo, no? Sì. Sì. Ma non ce l'abbiamo. Come no? Sì. Lo vuoi sentire lo shampoo? Sentiamo lo shampoo. A questo punto dici, tanto ne abbiamo parlato, tanto abbiamo detto. Sì, lo shampoo è meglio quello del dialogo, perché qui addirittura ha messo una versione cambiata. Lo shampoo del dialogo. Vediamo se lo troviamo. Comunque è stato questo mimo a raccontare, darti l'idea dello shampoo. No, veramente l'idea dello shampoo è stata mia in un pomeriggio tremendo in cui ero disperato, cosa fare con uno shampoo. E allora questo dico, ma è pazzesco, dico, come uno possa tirarsi fuori di menarsi. Non posso uscire dalla propria angoscia con uno shampoo. Ecco, questo, allora sono andato di là, ma non vi capita anche a voi, gli altri del gruppo, ma anche a noi, anche per noi è così. Allora dico, ho fatto di tutti, allora, nella mia osservazione, facciamo una canzone. Ecco, quindi questo è già però un meccanismo su cui tu ti viene di fare una canzone. Sì, ma ti dirò che anche il lavorare in due è una verifica un po' di questo tipo. Cioè, quando tu lavori da solo hai poco la sensazione che le tue osservazioni siano un po' osservazioni di tutti. Già in due, viceversa, rappresenta un'esperienza multipla e quindi in realtà è estendibile. Triste questa canzone, Giorgio? No, beh, l'ironia non è mai triste. Una brutta giornata. Che l'ironia, se vuoi, chiuso in casa a pensare. L'ironia non è triste perché prevede un distacco, no? Sprecata. Perché è la tua salvezza, no? Cioè, non c'è niente da molto fare. Spesso, no? Ci manca questa possibilità di distacco e quindi il coinvolgimento è del tutto nevrotico, non reale. L'ironia in realtà è questo distacco dalla nevrosi di un gesto che ti ha coinvolto malamente, insomma. Quindi l'ironia è positiva. Una brutta giornata, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, ma quasi quasi mi faccio uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo, uno shampoo. L'acqua scroscia, l'acqua calda, fredda, calda, giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio? Questa. Schiuma, morbida, soffice, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. Ecco, la cosa curiosa che mi viene in mente sono queste canzoni, chiamiamole ironico, divertenti, la gente ride, si vedevano subito. Subito, appena di... Ecco, dici lo shampoo. Solo che quando tu fai una canzone divertente, quando dici la battuta ti diverti e ridi, dopo un po' vai avanti a fare la canzone e vedi più, no? Allora non sai mai quando la gente ride, non lo so proprio mai. Questa canzone per me non è una canzone così divertente. Cioè, tu non giochi sull'effetto, dicendo, beh, qui la gente ride. Questa mancanza di mestiere ci preoccupa moltissimo, perché non sappiamo mai dove la gente ride. Quindi non sapevamo assolutamente che questa canzone sarebbe stata. Scusa, tu a un certo punto dici una brutta giornata, non so cosa fare. E uno si aspetta. Tanto adesso mi ricordo che pezzi venivano, sì, a finire, sì, venivano, sì. L'amore che c'è poco, cioè, la tua difficoltà
rapporti, quindi, questo capovolgimento. Sì, ma infatti a me, quando ho detto questa frase, mi ha divertito, però dopo un po' ho perso il senso comico, per cui in effetti non si sa dove si va a finire. E in questo senso è anche un bene, perché quasi sempre si evita un umorismo di mestiere, però in effetti sapere un po' di più dove ridono, ecco, la prima di uno spettacolo, perché poi dopo le reazioni continuano, sono quasi sempre le stesse, ma la prima di uno spettacolo è una grossissima sorpresa, perché non si sa dove la gente ride. Senti un po', in questa fase qui tu sentivi ancora l'influenza, ti richiamavi, ti interessava, ti sembrava di dovere in qualche modo qualcosa a Breuil e al gruppo francese? No, col dialogo, di no, col dialogo no, direi che il disco del dialogo tra un impegnato e un non so è un po' un cambio proprio di linguaggio musicale, cioè credo che sia... Cioè l'ultimo legame con Breuil è il signor G. Sì, che è poi il Lompè dei Borghesi, insomma, sì. Per intendersi, sì, poi dopo no, basta, qui c'è già l'idea, qui siamo già dentro nel merito, stiamo arrivando a una certa, come si dice, vicinanza, simbiosi con il famigerato movimento. E l'esemplificazione più chiara, il prodotto più chiaro di questa simbiosi è far finta di essere sani. Però è una simbiosi che non è... è sì fianco a fianco, sì c'è un noi, però è abbastanza critica, questo far finta di essere sani e non illudetevi di aver conquistato niente. No. Direi che questa vicinanza, questa è più data dal fatto che era il momento in cui io, che venivo da una strada addirittura eccessivamente esistenziale e intimista, io mi distacco e appunto con il dialogo direi che faccio una musica per più gente, nel senso più gente, nel senso non raccolta nelle soffitte, ma che si canta più volentieri per la gente. E nello stesso tempo molti riscoprono il personale, no? Riscoprono evidentemente i propri foruncoli, e allora a questo punto è il momento di maggior vicinanza. Infatti ti ricordi che quel periodo io venivo sempre ai Gramsci, cioè era è lì insomma che ho avuto più rapporti con la 70, politica. 75? No, questo è 73. 73. Il 73? 73-74, sì. In cui tu dicevi, beh, allora i miei furuncoli hanno veramente un senso positivo e sono qualcosa di più dello shampoo, cioè sono qualcosa di più della nevrosi. Sì, cioè in cui in effetti il discorso si spoglia di un personalismo e diventa il parlare di individui, che è molto diverso, no? Quello di infatti io credo che sia molto sbagliato, poi dopo il tutto è stato sintetizzato nel personale politico, ma forse è più facile che il politico sia personale, il personale è personale, ma quando si parla di individui è politico. Insomma. Senti, questo qui politico, è collettivo. Collettivo. Senti, è il periodo per dare anche un quadro di riferimento, è il periodo della grossa diffusione delle teorie di Cooper, di Lane, questo famiglia. Spettacolo nasce proprio su queste letture, su esperienze di quel tipo lì, ed è praticamente, sono i primi discorsi, il guardarsi per conoscersi, la scoperta che abbiamo anche un corpo che evidentemente è stupido come da canzone, che è stupido e che magari andrebbe un po' più conosciuto, ecco. Senti, io personalmente di questo disco metterei tutto e purtroppo non possiamo, non dobbiamo scegliere. Ah, ti trovi, quindi lo trovi un momento anche... Io lo trovo assolutamente, sì, lo trovo un momento in cui tutte queste canzoni, tutte, anche le più difficili come L'Elastico, che non era sicuramente una canzone fatta, non era né melodica, era una canzone che scoppiava. Certo. Con L'Elastico poi aveva addirittura delle citazioni proprio di Lang. Sì. Ah, lo sapevi? Sì, me l'avevi detto. Me l'avevi detto, sì, l'avevo capito. Senti, cosa potremmo mettere? Perché far finta di essere sani... Sì, è conosciuta. È conosciuta. Secondo me questo del gesto naturale è la prima volta che tu ti accorgi di avere un corpo. Che è quella lì, è bellina. No? Come disco è bellina, sì. Che si muove in un modo diverso da come vorresti tu. Sì, me lo ricordo piacevole, adesso sentiamo se è rimasta piacevole. Mi guardo dal di fuori come fossimo due persone. Osservo la mia mano che si muove, la sua decisione. Da fuori vedo chiaro, quel gesto non è vero. E sento che in quel movimento io non c'ero. A volte mi soffermo e guardo il fumo di una sigaretta. La bocca resta aperta forse troppo, poi si chiude in fretta. Si vede chiaramente che cerco un'espressione. Che distacco, che fatica questa mia finzione.
sempre con un gesto naturale, per essere sicuro che questo corpo è mio. Cerco un gesto naturale. Sarebbe più giusto tendo a un gesto, ma il discorso che facevamo l'altra sera, perché c'è. Voglio pensare, io. E invece non so niente, sono a pezzi, non so più chi sono. Capisco solo che continuamente io mi condiziono. Devi essere come un uomo, come un santo, come un dio. Per me ci sono sempre i come e non ci sono io. Per tutte quelle cose buone che non ho ammazzato, chissà nella mia vita quante maschere ho costruito. Queste maschere ormai sono una cosa mia, che dolore, che fatica buttarle via. Cerco un gesto naturale, per essere sicuro che questo corpo è mio. Cerco un gesto naturale, intero come il nostro. Senti, questa canzone è diventata famosa per due motivi. Uno è perché ma non è diventata famosa. No, famosa comunque, insomma, ha rappresentato un tipo di problema. Di dire, ma come ti senti? Non lo so, non mi sento il gesto. Sai quella canzone di Gaber che dice il gesto naturale? Beh, non riesco più a muovermi. Non ho il gesto questa naturale. Non ho il gesto naturale. E però una discussione che abbiamo fatto invece recentemente, che secondo me sarebbe interessante riprendere magari soltanto per alcuni aspetti, in cui io ti ho risposto, tu mi hai detto come stai, io ho detto ma mi manca il gesto naturale, e tu mi hai detto ma il gesto naturale non esiste. No, esiste. Poi devi stare attentissimo, secondo me, quando tu intervieni su una canzone, non capisci se sei tu, poi sei un monologo della canzone drammatica. Perché non esiste il gesto naturale? No, perché abbiamo pensato che... Cioè, io credo che valga la pena di vivere perché uno tende a spostarsi, no? Tende a trovare livelli superiori di se stesso, no? E quindi il raggiungimento di un gesto naturale sembrerebbe comunque una posizione statica, no? Mentre la tendenza a un successivo gesto naturale in realtà è la tua salvezza. Per cui sono continui spostamenti in cui si tende a un gesto naturale, anche senza raggiungerlo. In fondo il gesto naturale ce l'hanno le bestie, no? C'hanno, le bestie sono anche simpatiche, perché hanno proprio questa naturalità del gesto. Ma la cosa interessante per noi è ricercare un gesto naturale a livelli superiori. Questo mi sembra il discorso che facevamo l'altra sera. Più o meno. E tu vuoi dire, se uno pensa di aver raggiunto, sì, il gesto, in fondo la mia così reticenza, la mia incapacità di seguire alcune strade prese dai nostri amici, per dire arancioni, queste cose qui, no? Cioè, proprio questa strada della campagna. È questo raggiungimento, cioè, uno arriva a essere illuminato, si è fermato, ha risolto. Cioè, questo è mistico, no? Cioè, la verità ferma è il misticismo, no? Cioè, senti, il movimento è, secondo me, e se vuoi il marxismo, se vuoi la mia storia, insomma, non la staticità, ecco. Io credo che però, non ti voglio dare questa responsabilità, però in qualche modo ha corrisposto a una fase. Cerco di spiegarmi. Il fatto che tu abbia detto, cerco un gesto naturale, detto come era in questa canzone, era detto come cerco, lo voglio, sì, e mi ci fermo. Sì, ma forse non c'era la tendenza in questo. Il fatto di scoprire che se ti ci fermi vuol dire che tu complessivamente ti fermi, e quindi che devi riprendere un'altra ricerca e quindi ricominciare, secondo me è stato uno dei motivi, adesso te lo dico molto banalmente, sì, per far capire, per cui la gente, moltissimi hanno mollato, dicendo ragazzi io non ce la faccio più. Cioè io mi sono sbattuto, ci ho messo dentro anima e corpo per arrivare ad avere un gesto naturale, penso di avere un gesto naturale, tu mi vieni a dire che quello non è un gesto naturale, perché se io penso che quello sia un gesto naturale vuol dire che mi sono fermato un'altra volta. E mi sembra che uno dei motivi per cui veramente la gente ha detto basta. Molto. Per cui mi sembra che c'è molta paura a rintraprendere una battaglia sul gesto naturale. Adesso dico gesto naturale per dire... Adesso ne stavamo parlando di tutto, non proprio del gesto. Cioè, io credo che la... Ma infatti non è solo sul corpo. Cioè, per intendersi, un altro discorso che secondo me chiarisce un po', no? La gente deve morire e rinascere continuamente, ecco, questo è il discorso, no? Mi interessa molto questo concetto, perché è un concetto di movimento, cioè è un concetto di rinnovamento di se stessi,
di nuova ricerca, di ricerca, come dicevamo l'altra volta, del famoso altro piano, non ti ricordi, no? Provo a spiegare un attimo questa cosa del piano. Questa cosa del piano, sì, era divertente, cioè in effetti lo stiamo cercando tutti, no? L'altro piano, cioè di questa realtà che ci ricatta, ci vuole dentro a tutti i costi su un piano prestabilito nel quale noi non ci troviamo più a nostro agio, no? E quindi molto spesso si tentano dei gesti, delle azioni che in effetti sono magari su un altro piano, perché non si può dire per esempio che gli arancioni siano sullo stesso piano, non so io, dei politicanti professionisti, insomma, però non è sufficiente l'altro piano, ma secondo me è indispensabile che il piano nuovo che tu cerchi si intersechi proprio geometricamente col piano della realtà che vivi, ecco. In quel senso allora il gesto non è più stravagante, ma diventa assolutamente conseguente con quello che sei tu, ma imprevedibile, quindi interessante in quel senso lì. Ma sono un discorso, a me mi piace, un po' teorico. Ti piace talmente tanto che l'hai rimesso anche nel penultimo spettacolo, che è Libertà Obbligatoria, che era i comportamenti. Ah certo, il discorso del gesto, sì, il discorso del gesto, la continuazione, sì, del discorso del gesto. Era un po' la stessa cosa, sì, era un po', come ci si ripete. Mi hai fatto venire in mente che forse il paragone col gesto può tornare utile, perché se uno si sbatte tanto per fare un gesto naturale, il gesto non è più naturale, no? Tanto per dire una scemenza. Vabbè, quello sì. È vero o no? È volontaristicamente naturale, quindi innaturale. Esatto. E quindi un altro piano, se si trova un altro piano, cioè una, diciamo, un modello alternativo di vita, una cosa del genere. Alternativa è una parolaccia, eh? Per dire, insomma, sì, ci capiamo. Anche altro piano. Altro piano un po' meno, via. Il primo ospite di oggi è Cesare Cremonini, che riprende idealmente il discorso fatto da Gaber in puntata su quel matto di Luporini. In questo breve intervento, estratto dal suo dialogo con Marinella Venegoni alla Milano per Gaber 2019, racconta di come tutti avremo bisogno di questo scambio per fare un salto di qualità in termini artistici. Il secondo ospite è il grande maestro Pino Daniele, che nell'intervista di Andrea Pedrinelli del 2006 riflette sul linguaggio di Gaber, il suo gusto per la semplicità e come l'opera gaberiana abbia fatto scuola, fornendoci continuamente delle scuse per pensare. Pino Daniele parla anche di un brano, Io e le cose, dell'84, che ha interpretato sul palco del festival e che trovate inciso nel disco Io ci sono, disponibile sulle piattaforme di streaming. Sempre all'interno del disco trovate anche una versione dell'Orgia, interpretata da Cesare Cremonini. Buon ascolto! Un Luporini io lo intendo come una persona amica, una persona che ti protegge con la sincerità, una persona che ti dice la verità, con cui puoi discutere veramente delle cose e quindi con cui puoi arricchirti enormemente. Loro poi scrivevano spettacoli straordinari unendo ognuno le parti migliori delle proprie capacità, ma questo è un altro discorso. Mi auguro di trovarlo un giorno, spero di poter lavorare e collaborare anche con degli altri artisti o con dei pittori o con chiunque in qualche maniera trovi una connessione con me. Però vorrei allargarlo in maniera metaforica alla figura di Luporini nella vita di Gaber, a una figura che manca proprio ai giovani di oggi, cioè manca, e lo vedo, lo sento quando ci parlo, lo sento quando parlo con gli artisti più giovani che parlano con me, sono soli. E la solitudine nella creatività, nell'arte, è una cosa complessa, difficile da gestire e che spesso ti porta nelle strade sbagliate. Secondo me è importante continuare a cercare un Luporini nella propria vita, ecco. E io continuo a cercarlo, continuo a cercarlo nel mio presente e continuo a cercarlo per il mio futuro. Domanda da musicista. Secondo lei Gaber quanto ha dovuto modificare il suo modo di comporre quando è passato dal pop che doveva andare sui 45 giri alla canzone pensata per il teatro? Ma secondo me non è un fatto di modificare certe cose. Secondo me un artista segue la sintonia della sua creatività. Quindi secondo me Gaber, e lo ha dimostrato negli anni, non ha fatto altro che seguire un istinto, un modo di scrivere, un modo di fare che lui sentiva. Quindi come ogni artista, seguire una propria sintonia, distaccandosi un po' dalle cose di mercato, da quello che può o non può funzionare, secondo me.
Gaber sosteneva che le sue canzoni per comunicare a teatro dovessero essere semplici. Questo era quello su cui puntava anche con i musicisti. Lei da musicista e da compositore le giudica veramente semplici oppure no? Ma lui, secondo me, dichiarando questo, dimostra di essere un grande comunicatore, perché la musica è di tutti e la semplicità è la cosa più difficile da ottenere. E, a volte il suo linguaggio era anche molto colorito, nel senso che dava alle persone, agli artisti, alla musica in genere una scusa per pensare. Quindi questo è positivissimo. Io parlo secondo una mia interpretazione di quello che è stato questo grandissimo artista della nostra cultura. E, credo che seguire la semplicità, cercando di ottenere la semplicità, poi si ottiene anche la sintesi di certe cose. Quindi, ed è difficile la semplicità, non è una cosa facile. Lei è uno dei grandi cantautori del nostro paese. Gaber ha scelto una strada leggermente diversa perché ha portato la canzone d'autore dentro il teatro. Secondo lei ha lasciato un'eredità, delle suggestioni anche al vostro lavoro oppure no? Sì, lui ha sempre amato, non ha mai posto limiti, secondo me, tra la canzone e il teatro. Il teatro perché? Perché il teatro rende anche più comunicativo questo rapporto tra artista e pubblico, è un po' più raccolto, e portare la canzone in teatro, poi attenzione, è una cosa difficile da fare, perché oltre a suonare solo, scrivere una canzone e cantare le parole, devi anche comunicare con l'immagine. È un po' quello che succede oggi con le nuove tendenze, con i nuovi artisti che si affidano al ballo, si affidano alle luci, si affidano a tante cose. Diciamo che ai tempi di Gaber era difficile comunicare con l'immagine, e quindi un grande artista che sul palco riuscisse a dare anche col movimento questo rapporto, questa comunicativa con il pubblico è notevole. Insomma, per me credo che anche la mia presenza qui è a testimoniare e giustificare un modo e ad appoggiare un modo di fare musica che nel nostro paese ha creato la cultura di questo paese. Secondo me abbiamo imparato tutti da questo modo di fare canzoni. Nella sua carriera lei ha seguito un percorso personale che l'ha portata più volte a spiazzare sia il pubblico che la critica, fin dagli esordi, poi la musica che ha fatto negli anni 90, il Pio Daniele Project, l'ultimo progetto, giusto per citare alcune cose. Sì. Che cosa deve tenere fermo, secondo lei, un artista per continuare ad essere seguito, a rimanere credibile di fronte al pubblico soprattutto, però senza interrompere la propria ricerca? Ma secondo me un artista deve seguire il proprio istinto, senza preoccuparsi troppo di dare al pubblico quello che il pubblico vuole. Cioè, bisogna dare al pubblico quello che uno sente, che è diverso. Cioè, secondo me un artista deve scrivere, fare musica, fare quello che gli pare. E poi se il pubblico, se riesce a incontrare il favore del pubblico, va bene, se no va bene uguale. Mi riallaccio un po' a questa risposta, perché lei condivide con Gaber il fatto di dire sempre quello che si pensa. Sì. E questo può anche costare nel mondo dello spettacolo. Ha pesato nella sua carriera, sì, oppure no? Ha pesato nella mia carriera, e per questa ragione ho scelto questo bellissimo brano da fare, che farò qui al festival, che è Io e le cose, che, nel quale io mi sento veramente me stesso. Questo brano, in questo pezzo che ha scritto Gaber, quindi è un grande onore per me. Speriamo di riuscire a dare la stessa intensità. Gaber un giorno disse: io non devo niente del mio successo agli intellettuali e ai mass media, io devo tutto al pubblico. Volevo sapere, siccome che lei ha un grande pubblico, qual è il rapporto con la gente? La tiene presente anche nel momento delle scelte artistiche, oppure è un discorso che un artista non deve fare?
Secondo un discorso che un artista non deve fare, perché non deve credere quello che gli altri vedono, vorrebbero che lui fosse. Cioè, in realtà un artista scrive, compone e basta. Cioè, appunto quello che dicevo prima, senza preoccuparsi di quello che gli viene chiesto o di quello di cui la gente ha bisogno. Poi, in realtà, se le sue canzoni, se la sua arte trova una comunicativa, è un artista. Insomma, è un uomo di successo. Nel teatro canzone di Giorgio Gaber la musica era un ingrediente assieme ad altri, la voce, la recitazione, il testo. Da musicista lei quale pensa potesse essere la marcia in più che dava la musica al suo teatro canzone? Ma la musica sì, è un ingrediente, però lui era molto attento a quello che proponeva musicalmente, anche perché la musica aveva anche una grossa qualità, sia da un punto di vista di esecuzione, che di musicisti, che di scelta anche musicale. Quindi alla fine un ingrediente, ma un ingrediente importante. Un'ultima cosa, un ricordo personale suo di Giorgio Gaber. Ma l'ho incontrato una volta a Piazza Duomo, che c'era questa manifestazione, c'era Battiato, c'era lui, c'era De André. Ho scambiato alcune idee, alcune considerazioni. Cioè, io che cosa posso dire? Posso dire che a parte mi ha fatto molto piacere essere invitato qui, ma credo che lui sia veramente, lo sia stato e lo sarà, una delle cose più importanti che abbiamo avuto in questo paese, non solo musicalmente, ma proprio a livello di cultura. Quindi per me rappresenta un grosso insegnamento. Grazie. Prego. Ricordiamo che nel corso del 2023, in occasione del ventennale della scomparsa del signor G, è nato Remaster G. Carosello Records, in collaborazione con la Fondazione Gaber, rende disponibile ogni mese un album del teatro canzone di Gaber e Luporini con rinnovate qualità audio per poter apprezzare al meglio l'opera. Remaster G si trova su tutte le principali piattaforme di streaming digitale. Direzione artistica, testi e voce narrante Lorenzo Luporini. Montaggio Virginia Faraci, Matteo Conzatti. Supporto tecnico Bianca Pizzimenti e Giulia Sacchetti. Fonico di studio Dario Mancone. Executive producer Francesca Papa. Il podcast è stato registrato presso gli studi di Showreel Agency. Comunicazione GoIgest. Un ringraziamento speciale al presidente Paolo Dalbon e a Dalia Gaber. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.